Nel tempo in cui cielo e terra erano permeabili e gli uomini parlavano con gli dèi, con le creature fatate del cielo e della terra, dell'aria e dell'acqua, e convivevano genti di nazioni diverse che avevano un sogno uguale: vivere in armonia nella città del sogno, seguendo il ritmo della natura e delle stagioni. Zone, la meravigliosa città delle piramidi. Una volta c'era. Oggi la città delle piramidi di giorno sparisce e ne rimane una traccia, sospesa, fatta di palafitte di roccia. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. Ciò che rimane della città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre. Si intravede più in basso il fondo del burrone. Più in là il lago e la sua isola incantata. Inaccessibile all'uomo di giorno, di notte si popola di creature fantastiche che appartengono alla notte dei tempi. Folletti, gnomi, fate, streghe e animali raccontati da storie nate attorno al fuoco nei boschi. È possibile a volte incontrarli su sentieri solitari, boschi, nascosti alla luce del sole. Prendono forma e si confondono con i legni degli alberi. Si vestono dei colori della natura. Sono la memoria del tempo in cui l'uomo viveva in simbiosi con lo spirito della natura. La leggenda narra di una meravigliosa ragazza, viola del bosco, con i capelli neri, che ogni giorno, all'imbrunire, appare nel bosco per incontrare lo sguardo del suo amore, l'innamorato. Un giovane cavaliere dai capelli bianchi che svanisce al cambio di ogni luce. Solo quando la città dei sogni sarà ricostruita, potranno vivere assieme ogni momento, abbracciati, portando l'armonia del loro amore sulla città e le sue genti. Questa fu la città di Zone in cui si genti stabilirono, aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Nessuno di loro, né nel sonno né da sveglio, vide mai più la donna. Se volete credermi, bene, iniziate il viaggio, non importa la meta. Questa è l'iscrizione che potete trovare all'ingresso del Bosco degli Gnomi.